E se davvero quella di lunedì 12 marzo è stata la notte degli Oscar della Vela, lo scenario della bellissima Villa Miani sul Monte Mario a Roma è un po' il nostro Dolby Theater di Hollywood. L'impressione generale dopo una lunga serata come questa, iniziata come vedremo con tavole rotonde, Coppa America, tanti ospiti, è che il premio, questo riconoscimento, questo simbolo dedicato a Il velista dell'anno abbia trovato una sua quadratura finalmente dopo anni un po' di confusioni, di sdoppiamenti. Come sapete, questa volta tante ragioni fanno pensare che il velista dell'anno FIV, come è il nuovo nome acquistato dalla manifestazione quest'anno, un po' con una sorta di firma che vedremo anche il presidente federale Francesco Ettore ha lasciato sulla manifestazione, l'abbia in qualche modo istituzionalizzata, nobilitata. È davvero la festa degli Oscar della Vela, di tutta la Vela italiana. In questo primo servizio tanti ne seguiranno, immagini della serata, immagini di tantissimi giovani che sono stati i veri protagonisti, i giovani vittoriosi della Vela Azzurra nel campo internazionale con podi a europei e mondiali. Sentiremo anche dei loro interventi, qui ancora il presidente Ettore che si attiene con loro, l'albo d'oro del velista, anche le nomination di questa 24esima edizione, una importante reentrée nel mondo della vela, quella di Mercedes-Benz che torna con il suo settore Vans nella vela dove già era stato presente, tante belle facce. Prima si è detto la tavola rotonda, poi in cui si è parlato di Coppa America con Patrizio Bertelli, eccola qui la firma del presidente federale, poi c'è stato un lungo buffet e poi eccola qui la serata vera e propria, il momento in cui il Villa Miani Dolby Theater si trasforma e diventa il momento del riconoscimento, della consegna dei premi. Si inizia con un premio speciale inevitabile all'ospite d'onore Patrizio Bertelli, che alla sua sesta sfida in Coppa America riporterà con luna rossa la vela in prima pagina come tutti ci auguriamo. Anche Ucina, Marina Stella, il segretario generale, ha consegnato il premio alla barca dell'anno, Azzurra TP52, ha ritirato Edoardo Recchi, gli altri candidati li abbiamo visti. Poi il club dell'anno ha vinto il Circolo della Vela Bari e l'armatrice dell'anno, eccola qui, Claudia Rossi, raggiante con Roberto Lacorte e Alessandro Onorato, che erano in rappresentanza degli altri candidati. Alessandra Senzini, direttore giovanile, al fianco del vicepresidente Mei e del direttore tecnico azzurro Michele Marchesini, hanno introdotto, prima del rush finale con la proclamazione del vero e proprio vincitore del titolo Il velista dell'anno, quest'ampia e bellissima, sentita, coloratissima, gioiosissima parentesi, o perlomeno fase, capitolo della serata dedicato, eccoli qui, ai giovani velisti italiani, proprio una vera e propria fetta del nostro futuro che è sfilata sul palco del presente, sul palco della velista dell'anno FIV. Tanti ragazzi, sentiremo tra poco anche degli interventi densi, non sono sono ragazzi che hanno del significato nella loro attività agonistica e questo ha fatto scaldare molto, dobbiamo dire la verità, l'atmosfera di Villa Miani in questa serata. Flavia Tartaglini, e sentiamo. Bisogna credere nel gruppo, bisogna supportare il gruppo, perché magari ci possono essere dei momenti di crisi, di debolezze, però insieme a una grossa famiglia si passa tutto, si cresce insieme, si diventa sempre più forti e questo l'abbiamo visto, perché da 2 anni abbiamo vinto il mondiale, il team championship all'ISAF Youth World Championship. Onestamente io il prossimo anno non ci sarò per problemi di età, però io credo nel gruppo. Quando si raggiungono risultati così e quando hai un team che ti supporta sempre e ragazzi con cui fai regate in giro per il mondo, è bellissimo. L'avete sentiti, l'applauso inevitabile e poi la proclamazione dei vincitori. Velista dell'anno 2017 è o sono Ruggero e Caterina, campioni d'Europa, bronzo al mondiale della classe olimpica Anagra 17. Non poteva andare diversamente, anche se avevamo tanti altri candidati, lo sapete, Andrea Mura, Margherita Porre, Sofia Leoni, Marco Gradoni, grande campione del mondo Optimist, Vittorio e Nico Malingri, con Fabio Planamente anche di Ucina sul palco. È il momento della festa finale di questo suggello del velista dell'anno. Ci piace poi concludere sentendo adesso le impressioni di alcuni grandi protagonisti.
credo che sia riconoscimento di quanto è complicato fare classe olimpica, soprattutto farlo in queste classi così acrobatiche. Quindi da parte mia veramente un buon vento a loro perché possano continuare in un 2018 così splendido, e naturalmente l'obiettivo di tutti, credo che sia il primo il loro e poi sicuramente di tutta la vela italiana, è quella di vederli sul podio magari in altre competizioni. Voglio essere scaramantico fino alla fine. Festa bellissima, devo dire, ormai da qualche anno, proprio forse da quando si è inserita un po' la federazione come partner di Alberto Acciari, che insomma ha voluto questo premio fortemente. Io poi ci tengo particolarmente a questo premio anche perché l'ho vinto 4 volte, sono stata l'unica ancora a vincerlo 4 volte, per cui insomma per me è sempre stato un riconoscimento molto importante e credo che lo stia diventando sempre di più. Tra l'altro si sta arricchendo sempre di più con anche nuovi premi, ma premi che appunto coinvolgono anche la vela giovanile e tutta la vela a 360 gradi. Oggi abbiamo avuto anche la tavola rotonda dell'America's Cup, quindi devo dire che sta diventando sempre di più un appuntamento per la vela fondamentale. Bello, emozionante, perché comunque è la celebrazione degli atleti di vertice della nostra federazione che si sono distinti in un anno di attività intenso con ottimi risultati, e quindi questo è un altro grande risultato della vela italiana. I numeri ci sono, stiamo parlando di tanti podi e sono limitati i premi ai campionati mondiali e ai campionati europei, quindi regate soprattutto di qualità. All'interno di questo grande gruppo abbiamo delle eccellenze assolute a livello proprio di preparazione olimpica, perché abbiamo avuto 5 podi europei, un podio mondiale. Per il punto in cui siamo, il quadriennio, è il motivo di grande soddisfazione, però ovviamente non ci si può fermare e guardiamo già oltre. Quest'anno possiamo contare su un parco di ragazzi che è veramente di livello, e devo dire, ho potuto conoscerli, tanti di loro sono veramente dei ragazzi che possono avere un futuro, perché sono dei ragazzi con la testa e non hanno solo avuto risultato, ma credo che sia il frutto di una proprio di figure che devo dire mi piacciono molto, perché quando poi incontri i ragazzi che come oggi magari hanno espresso non una frase banale bensì delle motivazioni profonde, credo che allora probabilmente hai trovato la persona che può aspirare a qualcosa in più. Quindi questo il nostro è un dovere sicuramente, di sostenerli, di dargli quell'opportunità. Poi quello che verrà non lo possiamo sapere, ma indubbio che il ringraziamento va alle società, ai tecnici di circolo, ai dirigenti, ai tecnici federali, a tutti coloro che poi con diverse percentuali mettono un qualcosa per il risultato.